Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Taleale. Eccoci qui tornati con Expeditions Mad Runner Game, signori. Proseguiamo la nostra campagna. Don't worry, so che da un po' che attendevate le nostre scorribande per l'Arizona, ma vabbè, sono usciti un po' di giochi, quindi abbiate pazienza, ogni tanto qualche pausa tra virgolette per il semplice fatto che esce dell'altro. Comunque siamo per la preservazione, governo dell'Arizona. Allora, in questa regione c'è un edificio unico, è stato costruito molto tempo fa, ma ora sta pian piano crollando a pezzi. Vogliamo preservarlo finché sarà possibile e renderlo una meta turistica. Iniziamo con un montaggio più preciso del meteo monitoraggio, così avremo più tempo per prendere contromisure. Quindi ci serve un meccanico, una stazione meteo portatile. Si va col fuoristrada. Ok, noi l'altra volta non siamo riusciti a caricare quello che con lo scout giustamente ci presentavamo. Quindi andiamo con il nostro fuoristrada. Noi abbiamo attrezzato... allora, noi al momento abbiamo questo qua, è quello che avevamo attrezzato bene, giusto? Sì. Potenziamenti 31, credo, A meno, A, B, A meno. Vabbè, questo qua, ok. Mi sembra di sì, perché non A meno, B, A meno. No, forse ce lo mette un po' a tutti. A più, B. A meno. Vabbè, questo l'avevamo... Negozio camion. Vediamo cosa... Ma io penso che al momento comunque di base su questi qua. Questo è un DLC. Ma io ce l'ho i DLC? Step 310. Vabbè, non ci abbiamo manco tutti sti soldi, No, qualcos'altro c'è comunque. Poi diverse cose devono essere sbloccate. Vediamo cos'altro. Ok, fin qua. Va bene. Comunque, lo step 310 ce l'abbiamo. Calcolando che dobbiamo andare con fuoristrada, direi che possiamo andare con questo qua che è bello altino. Il Tuts 16, che dite? Non credo che mi serva... Vabbè, mo vediamo quello che ci serve. Qua ce lo segna così, quindi forse il carico ci serve. Vabbè, prendiamo questo, che ci frega. Nell'inventario, allora, ci dobbiamo portare la... nostra stazione meteorologica. Guarda, io mi porto pure questo nel caso che ci ribaltiamo. E un gancio nel caso non riusciamo. Famo così, dai. E forse una di benzina, perché potremmo iniziare ad avere un po' di problematiche lato benzina. Che dite? Facciamo così. Poi. Meno anteriore che ci ha sbloccato qualcosina di nuovo. Porti rinforzato. Rinforzato XL. Noi abbiamo quello di serie al momento. Ma parasole. Vabbè, parasole no, che ce fai. Allora, paraurti bull acquistato. Vabbè, un enorme paraurti bull bar fornisce un'incredibile protezione contro gli urti. Una buona protezione contro gli urti viene fornito con un supporto e risorse aggiuntive. Vabbè, se ci vuoi mettere quella di scorta. Portapacchi. Ce lo metto. Posteriore vediamo. Posteriore bloccato però. Varie. Parafanghi imbullonati. Dite che regge di più i colpi. Lieve protezione, però che ce frega, dai, soldi ce li abbiamo, tettuccio. Le luci ancora... Io sai che non so se...
Riempi slot. Carburante o ricambi? No, non ci possiamo mettere. Vabbè, cerchi, non credo che. Questo è aggressivissimo, signori, aggressivissimo. Che poi sono pure a gratis, o sbaglio? Mettimici questi. Vabbè, questo ce l'abbiamo e questi altri sono bloccati. Il cassone corto. Bene. Ok. Mentre per quanto riguarda la potenza del motore, questo ancora non abbiamo sbloccato niente. C'è al massimo un po' risparmio di carburante, ma una minor robustezza. Vabbè, ci sta. Sospensioni, niente di più. Pneumatici abbiamo questi qua da tutti i terreni. Poi vabbè, fuoristrada. Noi abbiamo quelli fuoristrada al momento. Buone, eccellenti, medie. Medie, buone, medie. Ah, no, non è che ci abbiamo tutto sto granché, eh. Presa d'aria bassa, presa d'aria alta è bloccata. Noi al momento diciamo che non ce l'abbiamo proprio la presa d'aria, quindi comunque potremmo mettere questa. Una presa d'aria standard con un punto di aspirazione leggermente rialzato per una maggior protezione all'ingresso in acqua. Poi quando potremmo mettere quella sopra, meglio ancora, però per il momento questa pure ce la mettiamo. Ok. Va bene. E stiamo parati? Mi devo portare solo il meccanico. Questo qua. A posto? Penso di sì. Possiamo andare? Allora, in realtà, qua mi dice... Ah, due stazioni meteo ci dovevamo portare. Ok, ecco perché non ce lo faceva utilizzare. Allora, noi di preciso dov'è che dobbiamo andare? Questo qua è l'obiettivo. E allora sì, iniziamo la spedizione qua. Ok, ok signori. Vediamo un attimino cosa riusciamo a combinare. Poi mi raccomando, come sempre, se volete altri episodi, cioè se vi piace sta serie, mi raccomando, lasciate sempre like, condividete e commentate, guardalo com'è. Prepotente, aggressivo. Che poi io facevo benzina così. Ok, va bene. Direi che possiamo andare. Vediamo un attimo sulla mappa. Potremmo fare da lì. Facciamo così. E poi qua andiamo alla scoperta. Vai, va. E questo comunque è abbastanza aggressivo di veicolo, quindi ha il suo perché. Posso passare sotto? Mi devo arrampicare qua? Secondo me possiamo passare sotto qua, poi a sinistra. Allora, il cambio che abbiamo messo è più delicato, ma dovrebbe darci più spunto, più prepotenza. No, non è vero, non passiamo minimamente là. E insomma. Vai, vai, il 4x4, signori, va usato. Va usato, va usato. Saliamo qua, va. Aspetta. Ok. Ah no, aspetta, devo fare un altro pezzettino di salita qua, no? In realtà no.
Sembra di no, poi dobbiamo capire in realtà dopo dov'è che conviene passare. L'ultima volta siamo andati anche abbastanza aggressivi, ma conviene, signori. Per quanto... Oh, la delicatezza sicuramente paga. Paga uno perché spendi meno nelle riparazioni. Due perché magari fai meno danni proprio in generale, tipo te ribalti meno. Potevo scendere lì, ma non c'è sfizio. Ci siamo incastrati col cactus. Oh, due. Piano. Ok, questa fase è completata. Sembrerebbe un bivio. Scegli tu dove andare. Installa prima la stazione meteo portatile. Installa la seconda. Esamina la torre. Cazzo, mi hai fatto venire a fare qua allora. Beh, conviene andare prima qua. E come ci arriviamo qua? Penso che dobbiamo fare... Allora, cancelliamo i percorsi che non so se c'erano segnati poi. Qua la vedo male, ti dico la verità. Però... vediamo. E poi scusa, posso passare pure da qua, no? O mi facevo il giro dall'altro lato, fammi capire. Ah no, no, vedi? Questo me lo puoi levare. Ma sì. No, non me l'ha levato per un cazzo. Vabbè, non fa niente, vai signori. Non ci servono i punti di guida. Vai così. Spingi. Un po' pesante questo, eh. Dobbiamo sbloccare un motore più prepotente. Vai, vai. Come fa attaccare il differenziale, che poi i consumi iniziano a essere eccessivi. Già il 4x4 va bene, dai. Guardalo. Ok. Spero di non dovermi fare le scalinate. Ok. Perfetto. Sì, un po' danneggiata, però sempre bella a vedersi. Attenzione. Occhio. Poi se ci passiamo noi col camion, in realtà penso che la finiamo di scassare la torre, però vabbè. È un dettaglio irrilevante. Ok. Prima di consegnare i rifornimenti, posso fare una fotina col drone? Una panoramica... Dai, guarda che figata. No, non devi vedere il segnale, mi devi solamente... Oh, guarda qua. Oddio, in realtà mi sa che ci stava il tasto per fare la foto senza andare col drone, però... E... binocolo, lo scandaglio... Il binocolo ci potrebbe essere utile per vedere, visto che siamo, vedi, in una zona abbastanza aperta e alta, forse ci permette di individuare qualcosa di utile, vedi? Beh, poco in realtà, pensavo di più. Ok, va bene. Yeah. Ok.
Adesso, adesso è un problema. Perché io da qua devo andare lì. Mi sa che mi devo rifare la strada indietro, sì. Vabbè. Ci sta. Troppo indietro, mi sa che. Vai. Oppela. Vai aggressivo, vai aggressivo. Per arrivare là, signori, ci dobbiamo fare sto montagnone qua di fronte. Siamo saliti da qua? Oh, piano. Vabbè, in discesa un pochino più spregiudicati possiamo anche esserlo. Senza esagerare. Ci sta, ci sta. Vai, vai. Piano piano. Vai. Piano piano, per modo di dire, perché in realtà non rallentiamo per una sega. Piano piano si dice così, è più che altro per... Io spero che sia qua... no, è qua sopra, è qua sopra. Spero effettivamente che sia qua sopra e che l'indicazione non ci dia qualcosa oltre. Qua in questo caso, signori... differenziale lo mettiamo perché dobbiamo salire qua, credo. Vabbè, abbiamo esagerato però, proprio a voler fare... Dai, dai. Piano... piano, che là c'è il burrone. In realtà più che il burrone si poteva essere una strada praticabile. Opla. Mamma mia che stile comunque. Oppela. Beccati sti rifornimenti. Vai con la stazione di controllo meteorologico. Ok. Fatto? Riconosci almeno un punto sconosciuto sulla mappa. L'abbiamo fatto in realtà, se dobbiamo dirlo, dirla tutta. Torniamo al quartier generale, signori, in modo tale da farci un'altra missioncina, che direi che ci può stare. Torniamo in Arizona. Che ho cliccato? Sbagliato? No, Arizona, ok. Alla ricerca di Brad. Sicuri? Queste qua le abbiamo fatte. Sì, mo si parte alla ricerca di Brad. Va bene. Ieri un biologo di nome Brad Cook ha portato un laboratorio mobile nel deserto senza avvisare nessuno. Bravo. Temiamo che si sia perso dopo aver assunto sostanze sconsigliate. Le autorità dicono che è ancora troppo presto per denunciarne la scomparsa. Il tuo team potrebbe occuparsi dell'operazione di soccorso? Va bene. Ma perché mi devo portare lo specialista? Terreno, differenza di oggetti, costruzione ponte, servono più ricambi, suggerimenti. Ah, ok. Dove cazzo è andato a finire quindi questo? Ah, mi serve un survivalista, ok. Vai, ci portiamo lui. Io vado con uno di sti veicoli, signori, perché poi magari se dobbiamo fare qualche altra cosa, noi rimaniamo sempre fregati se andiamo con lo scout. O no? Magari... pure senza... ma se io a questo qua ci monto i pezzi che avevo messo all'altro, li pago? Non credo, nel senso... ah no, li pago sì. Sì. Allora scusa...
No, leva sto coso. Come faccio a cambiarlo? Seleziona. Ah, rimuovi. Non lo trovavo. Mi metti questo e a sto punto mi porto il carico, sempre un po' di benzina e ricambi. Ma secondo me solo benzina. Va bene così. Quanto ci costano i ricambi? Vabbè, pure poco in realtà. Se può fa, se può fa. Ruota di scorta non ce la siamo mai portati. E perché portarla oggi? Vai. Allora, l'obiettivo è qua. Quindi praticamente il primo obiettivo. Poi chissà dove ci fa andare. Vai, andiamo a recuperare sto rincoglionito. Va, chissà che sta a... Guardala comunque quel camioncino da... Ci fa vedere nell'anteprima. Sembra molto aggressivo. Pure noi siamo aggressivi in realtà, però. Veloce, mi raccomando. Ecco. Vedi, era necessario fermarci qua. Ha superato il fiume a nord. Dobbiamo trovare le sue tracce. Il ponte credo che sia dove è passato. Vecchi amici. Però vorrei... Ah, ma quindi lo devo costruire il ponte, ok. Ma io ce l'ho l'attrezzatura per farlo? Credo di no. Salari a bassa, ricompense 8 e 8. Però chissà do cazzo stiamo questo. No, esattamente dal punto opposto. No. Non seguire. Fosse stato dal lato dove dobbiamo andare noi pure. Ma è proprio dal lato opposto. Inventario. Zona risorse. Ma se io mi carico con queste cose, cazzo, qua me la... Poi con... No, dai, per il momento facciamo di no. Pure in notturna lo dobbiamo andare a cercare sto rincoglionito. Qua finiamo male, signori, ve lo dico io. Andiamo aggressivi, eh. Ma pure il fatto non ci abbiamo neanche fari aggiuntivi da poter mettere, non so perché, però... Vabbè, almeno il 4x4 me lo devi mettere, però. Aia. Non è successo niente. Non è successo quasi niente. Già ci siamo giocati quello per il ribaltamento, eh. Però io qua secondo me non posso fare neanche il ponte. No, però... Ah, oh, con i ricambi lo... Ah, ecco perché mi diceva ci servono tanti ricambi, perché ci servivano per fare il ponte, ok. Sì, però cazzo ci sono ribaltati dopo 2 metri dalla partenza. No, Cristo santo! Finita tantissimo. Il berricello, aspetta. No, non quello. Penso possa andar bene anche così. Ok. Ok.
Qua ce la siamo svangata, signori. Però non guarda sti alberi di merda. Prima ti salvano e poi ti costringono a rimanere con loro. Vai, vai. Ma no, ma il problema è dato dal fatto che sto camion di merda parte, schizza in modo... Vaffanculo, va. Ma sto ponte l'avete costruito bene. Ma è troppo... Non ce la fa. Ma si è spostato il ponte? Un ponte totalmente inutile. Un ponte totalmente inutile. Oh, piano. Niente, signori, ho dovuto cambiare veicolo. Quello lì ormai era compromesso. Tra l'altro il ponte me l'ha tenuto. Però tra l'altro me l'ha tenuto messo bene. Prima non stava qua il ponte, mi se n'era scivolato davanti. Sti veicoli comunque si muovono veramente di merda, eh. Piano, piano. Niente, va da solo. Non riesce a gestire il destra-sinistra e l'accelerazione. Piano. Ho scoperto il guado. Ho scoperto i santi del calendario di marzo. E con noi lo specialista che ci sta seguendo, anche il survivalista, ne avrà lanciate di bestemmione. Niente, perché quell'altro ci si piantava malamente, quindi io non ho capito se... Però noto che in alcune situazioni il veicolo, a parte che già mi sono ribaltato una volta esattamente dove ci siamo ribaltati prima con quell'altro, perché si muovono tutti un po' allo stesso modo, in alcuni casi anche quando non è normale che lo facciano, scivolano, scivolano quando non è che ci sia tutta questa discesa e quindi non riesci a gestire il destra-sinistra. Posso capire in alcune zone dove c'è fanghiglia estrema e va bene, però certe volte vanno un po' troppo per conto loro. Non mi ricordo se era così anche in SnowRunner e MadRunner, ma qua c'è un pochino di deriva a volte del veicolo proprio a cazzo di cane. Questo è veramente pericoloso comunque da guidare. Questo si ribalta come niente. In tutto ciò io dov'è che devo andare lì, eh? Vabbè. Vai, buttati. A fiducia. Dobbiamo, in linea teorica dovevamo seguire le tracce del soggettone, mo vediamo se è fatto o no. Ah, le tracce, mo sta di che scansiono, che è il cadavere ormai. sono magnati coyote. Ok. Che ha fatto le derapate questo? È divertito. Non si capisce comunque dove va. Cioè c'è una sgommata un po' così, quindi. A giocare le impronte, Brad si è inoltrato tra i crepacci. Se non altro sappiamo dove è diretto. Quindi è andato di qua. Vediamo. Fammi capire. Ah, più o meno là. E io quindi devo fare... Beh, in linea teorica... Questa strada qui. Ce la faranno i nostri eroi. Con quell'altro sicuramente. Anche se per una missione del genere, con ogni probabilità lo scout era quello consigliato. Anche se, perché lo scout, insomma, devi solo andare a cercare quello, non è che devi. Ma gli scout sono veramente troppo piccoletti, non granché stabili, non granché potenti anche, nonostante questo l'abbiamo potenziato come se non ci fosse domani. Però quegli altri sono più adatti comunque a questa conformazione. Vai, salta! No. Perché là con quelle rocce non so se ce la puoi fare, eh. Tu mettici il cuore, butta il cuore oltre l'ostacolo ed eventualmente anche... Butta tutto oltre l'ostacolo se possibile. Dai, non mi fa mettere il differenziale, che ce la puoi fare senza differenziale.
Non ce la puoi fare senza di me. Ok. Vai, vai. Provaci. Anche qui a fiducia. Dai, non mi fa usare il coso che c'ho io, perché non lo voglio sprecare già da subito. Ho già usato quello che per il ribaltamento, che l'avrei evitato volentieri, mo. Almeno il verricello extra teniamocelo, che ne abbiamo fatto tutta sta grande strada, eh. E la missione finisce qui, signori. Non ho un altro coso per il ribaltamento. L'ho già usato. Posso provare a... Se mi si pianta su quello e me lo ribalta un pochino. Dai che ce l'hai quasi fatta. Dai, dai, dai. Non è vero che avevo quello in realtà, eh. Ma facciamo finta di niente. Questo signore si ribalta veramente con estrema facilità. Tu dici vai piano. Così si fa presto a di vai piano. Scusa. Chi va piano va sano e va lontano. Ma dipende dai punti di vista. Guarda, guarda lo specialista come si sta a divertire qua dentro. Speciali, com'è? Questo è specialista di sopravvivenza, no Cristo? Vabbè, ma allora ditelo. Allora ditelo. Ce la fa, ce la fa, non vi preoccupate, guarda. Mo fa grip qua. Guarda come sta a fa grip. Fatto grip? Non benissimo questo grip. Però così ce la può fare, guarda, tac, agganci. Cazzo, agganci. Oddio, però dirò che okay. Però quello me l'ha rimesso. Quello puoi recuperare, nel senso. Si può lavorare così su tre volte e mi ribalto con sto coso. E non è finita qui, naturalmente, perché voi pensate che sta missione la finiamo. Illusi. Ma non è colpa mia. Guarda questo come impenna. Su via, una pietrina hai preso. In tutto ciò dove cazzo devo andare? Da qua devo iniziare a esplorare, però facendo... Cioè, devo esplorare con la macchina, immagino. O posso farlo anche... Guarda, guarda. Dai, obiettivamente parlando, posso esplorare con questo senza... No. Sì, forse... No, la percentuale sta salendo, ok. Sarebbe piuttosto stupida l'idea di farti esplorare solo con la macchina quando c'è il drone. Vediamo un attimo. Sì, la percentuale più di questo non si muove granché, sto coso. Siamo ancora nella zona da esplorare? Apparentemente sembra di sì. Ok, siamo al 67%, quindi
Fammi vedere, 70%, siamo arrivati qua, quindi ci manca sto per... Vabbè, mi devo addentrare un pochino io. Fin qua. O fin là. Faccia lei, tanto. Tanto non credo che cambi molto la situazione. Scout è troppo alto, troppo gigioneggioso. Allora da qua mando un pochino il drone dritto per dritto. Vediamo dove riesce ad arrivare. Eccolo là comunque. Ah no, non è vero, sono scorte queste. Sì, però pure sto drone, cazzo. Insomma. C'è un'autonomia veramente scarsa. Cioè, stiamo là, stiamo a 50 metri, che cazzo di drone è? O no? Non ha senso un drone con questa capacità di allontanamento pari a quella di una sputanza. E niente, devo andare ancora un po' più in qua a destra. Dai, no, signore, io non ci credo, eh. Ma io spero che lo dobbiamo solo segnalare, perché se poi ce lo dobbiamo pure riportare a casa, signori, è finita veramente. Lasciamogli il survivalista. Da soli si aiutano. Stanno qua. Noi andiamo al quartier generale a piedi, perché... no, dai, si può fare. Ce la fa il drone? Ci possiamo provare. Manca poco la percentuale, quindi vai che ce la fai. Un 1%. Oh, conduci un'ispezione visiva a rimorchio che sta là. Vai, vai. Eccolo. Mamma mia che aggressività. Mamma mia che stile. Dove sto io? Cioè dove sta l'obiettivo? Qua, quindi dobbiamo passare qui sopra. Sì, perché se no non ce la facciamo più. Ci ritroviamo quelle rocce in faccia. Dove sta messo il veicolo? Ma tutto sommato. Vai, vai, mo. Ma che stile. Ma vedi che sta bello accampato. Ha messa pure sui mattoncini, non si sa come, non si sa perché. Ma in realtà il perché non, onestamente non saprei, devo dire la verità. È uguale, no? Che poi non vorrei... È un po' la Walter White questo soggettone. Perché visto l'utilizzo di particolari sostanze nel deserto... Potrebbe... È proprio il veicolo di Brad. Meno male che lo abbiamo trovato. Ah, meno male che soprattutto che non ce lo dobbiamo riportare a casa. Sì, poi magari c'è solo il cadavere abbiamo trovato, ma non va bene uguale.
Ok, torniamo al quartier generale. Signori, per trovare Brad abbiamo sofferto un pochino, ma alla fine l'abbiamo riportato a casa, o meglio, qualcuno lo riporterà a casa. Mi raccomando, voi come sempre ragazzi lasciate like e commentate per supportare questi video, in modo tale che io mi regolo anche per sapere se ne volete altri. E ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti da quel tale Ale.